Se possibile mi riallaccio un po' ai toni pacati e devo dire anche razionali, secondo il mio punto di vista, dell'intervento del consigliere Massari, ponendomi sulla sua scia e dicendo che esistono vari itinerari di responsabilità, mi pare di citarlo quasi alla lettera. Io ho letto la relazione, cioè ho letto il testo della delibera cui ha fatto riferimento l'assessore e noto che diciamo, l'aumento della liquota viene giustificata con sostanzialmente alla fine due elementi: il ripristino degli equilibri di bilancio e il dover garantire i servizi alla cittadinanza, oltre alla considerazione del consuntivo dell'esercizio finanziario 2012, che mi sembra insomma a proposito tutto sommato di giudizio e quindi in questo condivisibili. Leggo poi la relazione del terzo settore indirizzata all'assessore e ritrovo alcune cose che credo non trovino sorpreso nessuno in quest'Aula. Primo, dei tagli dei trasferimenti di una consistenza spaventosa. Leggo poi che a tutt'oggi c'è una incredibile incertezza a danno dei comuni perché a livello nazionale si legifera in maniera contraddittoria o con ritardi notevoli. Si fa riferimento al fatto che ancora le assegnazioni solo da qualche giorno è stata approvata la legge numero 124 del 28/10/2013 in merito all'abolizione definitiva dell'IMU, ma qua mi pare che il balletto ancora continua. C'è uno specchietto molto interessante. Attribuzioni 2012 9.623.000 eccetera, attribuzioni 2013 0 da questo punto di vista. Vengono poi citati altri casi di trasferimenti su cui non c'è certezza, trasferimenti anche regionali che vengono meno, ci sono atti a specchietti allegati che insomma da questo punto di vista non lasciano sorpreso nessuno e d'altra parte non possono nemmeno essere tacitati, cioè ci troviamo davanti a una situazione storica molto particolare, non solo il comune di Ragusa, ma tutti i comuni in Italia. Tant'è che diciamo, i comuni che in questi giorni o in questi mesi stanno prendendo decisioni non previste durante le campagne elettorali, non previste dai loro programmi decisamente impopolari, questi comuni sono tanti, sono tantissimi. Io leggo per esempio sul Corriere della Sera un elenco incredibile appunto politico, ecco, di sindaci che sono costretti a fare dichiarazioni assolutamente contrarie rispetto a quella fatta qualche mese precedente. Ma insomma, di chi la responsabilità? Diceva il consigliere Lodestro, e qui mi trovo d'accordo, c'è una responsabilità nazionale non indifferente, c'è un quadro internazionale non indifferente. Ricordiamoci che c'è stata una crisi portentosa che è stata dal punto di vista finanziario e economico, che è stata prima pagata indebitando gli stati, ora il debito degli stati viene scaricato gradualmente sui cittadini. Il comune è l'ultimo anello di questa catena dal punto di vista istituzionale, perché poi l'ultimo anello veramente sono le tasche dei cittadini, cioè siamo noi. E mi domando però, ecco, quanti dei consiglieri qui presenti in realtà non facciano riferimento ai partiti che hanno preso e stanno prendendo queste decisioni così infauste a livello nazionale. Cioè, ci sono anche delle corresponsabilità politiche per cui poi magari a livello consigliare io capisco l'imbarazzo anche delle opposizioni a giustificare, a mio avviso, io leggo questo, a giustificare un certo no, quando poi invece a livello nazionale i sì sulle tassazioni si spendono a go-go. L'ultimo balletto dell'IMU, IMO sì, IMO no, prima rata, seconda rata. Facciamo solo così velocemente un riferimento a quella famosa lettera di restituzione dell'IMU che è arrivata a casa di tantissima gente. Cioè, questo per dire quanto l'oggetto che oggi noi discutiamo perché siamo vicini ai cittadini, lo vediamo come oggetto di carne e sangue, cioè una cosa concreta. Questo oggetto è stato oggetto di politiche demagogiche a livello nazionale. Di partiti che qui trovano consiglieri presenti, insomma, di partiti che sono riferimento di molti consiglieri qui presenti. Così come del resto è stata demagogica l'idea che su questa cosa si poteva tranquillamente magari fare delle scelte populistiche. Veniamo alla situazione di Ragusa. A me la relazione del commissario, ecco, non è piaciuta molto. Ci sono tanti vuoti, ci costringe a leggere tra le righe.
È vero che vengono prospettate, ma quasi con garbo, devo dire, alcune criticità che poi abbiamo scoperto, invece, ce l'ho detto anche l'assessore, cose gravissime per la nostra città che stiamo pagando. Si diceva, giustamente diceva prima il consigliere Massari, mi perdoni se per la seconda volta la cito, ma giustamente diceva, consigliere, diceva, insomma, questi 6 milioni alla fine di questa operazione sono 6 milioni sottratti all'economia cittadina, giusto? Risparmio cittadino. Vabbè, ma perché non ci si domanda quanto è stato sottratto per non aver aderito alla legge 35 da questo commissario all'economia cittadina? Un danno che probabilmente equivale a circa 30 milioni non messi in circuito nell'economia cittadina, danno che ovviamente non hanno fatto tutti gli altri comuni più indebitati di Ragusa, con la scusa di non indebitare ulteriormente il comune. Ma andremo a vedere poi a quanto ammonteranno gli interessi su questi debiti, perché alla fine il danno c'è e ci sarà. Ed è una cosa che, per esempio, stanno valutando amministrativamente anche altri comuni. Ecco. Si è detto di bilanci lettimali, io no, non cado, diciamo, in questa trappola, si è quadrato sempre bene. Il problema è che non si sono fatte le politiche giuste di previsione, per esempio, sul sistema idrico, sul sistema elettrico della città, sulla gestione della spesa, cioè non si sono fatte le politiche oculate che bisognava fare. Se si paga una bolletta del genere per l'illuminazione pubblica e per il sollevamento idrico, non è perché è aumentata la tariffa della luce, come ci viene detto soltanto dal commissario, è perché obiettivamente negli anni non si è pensato di utilizzare quelle te tecnologie che sono alla portata, che possono abbattere fino all'80% questi costi. Sono investimenti che non si sono voluti fare, secondo me, altri potranno dire non po potuti fare, non si sono voluti fare perché si è preferito fare altri investimenti. Questo tipo di investimenti sulla rete idrica colabrodo, è vero, consigliere Laporta, ma di chi è la colpa? Insomma, tutto sommato, non si è fatta mai una politica seria in questo senso. La rete elettrica, che è antidiluviana, per cui si arriva anche poi all'antidiluviana soluzione di spegnere lato destro, lato sinistro e così via. La spesa, che secondo me è senza controllo, è altro che spending review, cioè lì bisognerebbe affondare, vista la necessità, cioè, insomma, tutte queste cose qua noi non ce le possiamo dimenticare. Devo dire che però come movimento siamo stati molto poco coinvolti da questa scelta dell'amministrazione Piccito. Noi avremmo voluto essere coinvolti nelle strategie complessive del bilancio, avremmo voluto essere coinvolti preventivamente sulla soluzione che oggi ci viene qui proposta, perché questa soluzione per noi non è di investimento, si ripropone come una soluzione di tassa una tantum che serve per coprire un debito che io ammetto esista, magari sbaglio. Condivido in toto l'analisi fatta dall'assessore, mi lamento però come Movimento Città che non disponiamo, così come tutti gli altri, di tutti quegli elementi che ci avrebbero potuto dire: non ci scandalizza l'aumento, non ci spaventa la scelta impopolare, ci interessa piuttosto il percorso di recupero e crescita, di rilancio di questa città. Bene, questa scelta di coinvolgimento strategico non c'è stato e si sta andando, credo, a una scelta monocolore. I numeri la sostengono. Mi domando politicamente quanto può essere utile. È vero, il numero che porta Movimento Città è 1, 18-19 cambia poco, però attenzione, politicamente credo che cambi molto nel momento in cui questo movimento ha dato supporto alla elezione del sindaco Piccito, nel cui progetto di rinnovamento e risanamento della città noi continuiamo a credere, anzi noi rivendichiamo. Sebbene quella vittoria, attenzione, io lo dico senza ombra di dubbio, quella vittoria è tutta di Piccito, che ha saputo gestire le varie anime, le varie sensazioni, le varie storie che in quel momento si andavano coagulando in città, però voglio dire, noi crediamo di aver contribuito in maniera decisiva a quella vittoria. Oggi ci sentiamo esclusi da una strategia complessiva e davanti a una scelta così, di questo tipo. Noi possiamo solo dire che non siamo in grado né di dire sì né di dire no, non abbiamo cioè gli strumenti strategici, non abbiamo avuto la possibilità di dare apporti, idee ne avevamo, non abbiamo la possibilità di leggere gli itinerari
di fuoriuscita dalla situazione di indubbia crisi di questo ente che non dipende dalla giunta Piccitto, noi non abbiamo avuto, cioè, tutti quei dati che ci possono oggi portare a dire appoggiamo la scelta, bocciamo la scelta. Non è, chiudo velocemente, mi consenta, non è la scelta questa la nostra, la scelta di Ponzio Pilato, perché, ripeto, non ci scandalizza, non ci spaventa, è una scelta impopolare, tuttavia non abbiamo gli strumenti, non siamo stati coinvolti adeguatamente dal punto di vista strategico-politico per poter prendere una posizione anche impopolare rispetto al nostro stesso elettorato. La cosa più impopolare per noi è dover dire alla città che non abbiamo una politica per il suo futuro, non quella di dire oggi dobbiamo aumentare qualcosina perché è necessario. Grazie. Grazie consigliere.